la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La Libera ha un rapporto molto intenso, molto, molto vissuto. Erano curiosi di sapere la storia, il disegno, il progetto di Libera, ma era proprio, volevano in qualche modo essere parte di un percorso comune, e così è cominciato. Annalisa Durante era una ragazza di 14 anni, uccisa in un agguato di camorra nel marzo 2004. Siamo qui oggi perché tra l'altro dall'anno scorso il Parlamento l'ha dichiarata giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, ma Libera la celebra da 20 anni e il momento perché la cosa è nata nel 93, era il primo anno, la celebrazione in ricordo della morte del giudice Falcone, e Don Ciotti era lì e a un certo punto una signora vestita di nero si è avvicinata e gli ha preso il braccio e ha detto: ma perché non parlano mai di mio figlio? Era la mamma di Antonio Montinari, caposcorta di Giovanni Falcone, e credo che questo abbia colpito profondamente Don Ciotti, anzi sicuramente l'ha colpito profondamente, e ha pensato come in fondo sia fondamentale, importante, ognuno deve avere diritto al nome, e soprattutto era importante proprio costruire questa traccia di memoria, perché lei sa che la mafia quando uccide qualcuno non è contenta che si sappia. Di solito vengono messe in giro voci, che so, una storia di corna, una storia di soldi. A tutte le persone che hanno ritenuto importante stare con noi oggi, portarci in qualche modo il loro appoggio, la loro solidarietà e la loro vicinanza.